What, siamo arrivati al mare. Ehi, ci abbiamo lo special guest. Stiamo mangiando come mai avevo pensato. Si va sullo scivolo. Esperienza da brivido. Ecco, ma delle camere d'aria buone. What? Ma che cazzo? Cos'è quella bitch? In giro a casaccio per Populonia. Ci stanno le poesie, ci sta tutto, ci sta il treno, ci sta. Ci sta Andre, ci sta, ci sto io. Ci stanno i scalini. Il telefono con la tipa. Tesoro! Sto freddo! Oh, baciami ancora! Poi! Ho preso nel muro? Lascialo sta poi. Enorme sto ricci. Facci vedere. Cara. No, dai. Mangia. È confuso, guarda. Capisce che c'è sotto la maglia. E dai, si parte. Oggi andiamo a Livorno, porca troia. Baia di baia. Sì, stavo passando per stazione di Pontedera e visto che ho il treno fra un 20 minuti mi sono ritrovato qua in un mercatino dell'usato di robe tecnologiche. C'hanno tipo uno stonfo di roba. Vendono davvero di tutto. No. Mi volevano vendere una videocassetta di Spider-Man, del quale non mi fregava assolutamente nulla, alla modesta cifra per il loro di 5 euro. E me ne sono andato all'istante. No dai, scherzo, fra poco il treno. E credo che sia una cifra anche troppo elevata per una videocassetta oggigiorno. Poi sì, effettivamente ci sono VHS che costano cifre veramente, veramente elevate. Per cui mi documenterò al riguardo, però non mi sembrava il caso di quella videocassetta. Che poi il rischio di quando vai a comprare una roba a un mercatino dell'usato, dove la gente gira, porta le videocassette, e che non sai che viaggio hanno fatto quelle robe e soprattutto che temperature hanno affrontato, considerato l'umidità di questi giorni, non sai effettivamente cosa vai a comprare. Anche se, ripeto, non me ne fregava assolutamente nulla di quella videocassetta, però per dire che anche di film ci sono robe da collezione e VHS che superano di gran lunga la cifra di 5 euro, ma di gran lunga. Alcuni anche sulle 100 euro le trovate su internet o anche passa. Questo giusto per dirvi, perché di roba da collezione ce n'è tantissima in giro e ogni singolo oggetto ha il suo valore. Però se ti vuoi tenere una videocassetta che vale, non dico necessariamente di impacchettarla tutta in maniera estrema, ma perlomeno tenerla in casa e non esporla a temperature del genere, anche se magari dentro farà pure caldo, ci sarà un clima adatto. Però comunque qualsiasi cosa d'usato che ti porti in giro la devi per forza mettere in macchina, caricare, scaricare, c'è il rischio che ti si rompa. Per le videocassette questo è il meno, ve lo dico io che faccio mercatini dell'usato con mio padre, però sono cose che principalmente si vendono su internet o al massimo in un negozio dell'usato che te le può tenere per sempre al chiuso. Piccola lezione per chi non ha niente a che vedere con l'ambiente dei mercatini dell'usato. Però si imparano sempre cose nuove dalla vita, o no? Dopo aver girato a caso con un cellulare in mano ci mettiamo qui fermi ad aspettare il treno per Firenze. Che oggi abbiamo tipo uno stonfo di robe da fare. Wow. Oh, ascolta, vai avanti perché mi hai cagato la minchia. Vai diritto. Voglio vedere solo la palla. Vai, sei stoccato. Sono fermo io. Come lo faccio a fare?
spiegami tu come, come lo devo fare. Che cazzo è? Non lo so, vado avanti. No, no, vieni qua, vieni qua. Stiamo per fare uno schifo. Vabbè, ferma, fa casino. Facciamo sta merdata, vai. Mischiamo, mischia, da tanto lo bevo uguale. Fa schifo alla merda. Sì. Sì. Ragazzi, mi si è aperto un mondo. Ma se io esco con più ragazze contemporaneamente e mi trovo ragazze con lo stesso nome, a quel punto sono sicuro che non le confonderò. Sono un genio del male. Abbiamo un trasporto illegale di galline. Allora mi è andata anche troppo bene. Mi è andata anche troppo bene. Io non mi sei anche detto il caretto, meno male, perché si sfondava. Gelato al bombolone, mascarpone variegato al melograno e frutti della passione. Che sciccheria. Sciccheria. Due cosette semplici, mi pare. Giusto due. Andremo a Capannoli esclusivamente per trovare crema al pan di stelle. Cioè, siamo arrivati apposta fino alla Conad di Capannoli per pigliare il pan di stelle ed è chiuso. Siamo al terzo supermercato che troviamo. E questa è l'entrata. È chiuso. Sì, dovendo metterlo in bocca avrebbe avuto un buon sapore. Boh, cosa sta succedendo? Non siamo riusciti a prendere la nostra amatissima crema. Abbiamo visto ben due film. Questa recensione dovevamo farla insieme sfruttando le sue tette. Però in realtà. No, se pubblichi sta cosa ti giuro che... Ti riprendo le tette, va bene. Ho l'autorizzazione delle tette. Aperta. Ho fatto un po' di spesette. Però non abbiamo la nostra crema al pan di stelle. Da notare come il manichino qua che perde il braccio poi ce l'ha comunque attaccato. What? Ma che è figo, perché questi film, questi DVD hanno un sacco di extra, tra cui tutti i trailer internazionali. Però adesso andremo a vedere il classicone Zombie 2. Cosa sta succedendo a questo zombie? Cosa?
secondo nell'arco di nemmeno un chilometro. Vai, ha suonato, il treno parte. Bello de...